Open Day qui presso la metallurgica Irpina nel nucleo industriale di Sturno, una giornata dedicata ai prodotti di questa attività produttiva in crescita sul nostro territorio. Presentate le novità in materia di fili e pali per vitigni e frutteti. È il terzo Open Day organizzato dalla metallurgica Irpina, che ha aperto le porte ad agronomi, agricoltori, operatori commerciali, viticoltori per illustrare le novità del settore ed ottimizzare la vocazione agricola dell'Irpinia. Allora, la nostra azienda è conosciuta a livello nazionale per recinzioni, diciamo, abbiamo preferito fare questo Open Day proprio per pubblicizzare il settore che comunque è storico, quello che comunque dell'azienda ha sempre fatto, la produzione di pali e filo per vigneto, perché comunque l'azienda è conosciuta per recinzioni oppure per, a livello nazionale per la recinzione oppure per sistemazioni idrogeologiche. Ecco, ma com'è nata questa idea? L'idea, diciamo, è nata prima di tutto perché cerchiamo in qualche modo di valorizzare il nostro territorio, perché nel territorio irpino ci sono vocazione agricola e ci sono molti vigneti. Poi abbiamo iniziato in qualche modo a produrre i primi pali 15-16 anni fa e abbiamo in qualche modo sviluppato il settore, anche perché comunque è un settore molto forte, in crescita, e per fortuna non ci sono, diciamo, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da fare tanto in questo settore. Questo Open Day a chi è rivolto oggi? Allora, chi è che sta visitando? Sì, ovviamente è rivolto agli operatori del settore, agronomi, aziende agricole e cantine vitivinicole, che comunque molte volte non conoscono proprio praticamente quello che comunque è il ciclo produttivo e quello che comunque produce l'azienda.